Due brevi e semplici tecniche di osteopatia da imparare a casa con i propri figli per il rilassamento corporeo dei muscoli della schiena e della masticazione dei più piccoli. Questa è l'attività presentata da Alessandro Laurenti, osteopata dell'Istituto di Ortofonologia Ido, nell'ambito della task force del MIUR Ido con voi. Si parte dalla schiena con la tecnica dei rami di abete, facendo scivolare le mani lungo tutta la schiena in maniera molto dolce, procedendo dal collo verso il bacino. A seguire la bocca, dove i bambini accumulano molte tensioni. L'esperienza clinica, illustra l'esperto, ci ha insegnato che il massaggio del muscolo della bocca può aiutarci. Ido con voi è lo sportello che con psicoterapeutici, medici, logopedisti e terapisti della riabilitazione fornisce indicazioni e consigli alle famiglie con bambini aventi disagi psicologici o disturbi dello sviluppo per supportarli in questa fase d'emergenza con 4 video tutorial al giorno. 6 i video tutorial messi a disposizione gratuitamente dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, pensati per dare alle persone affette da questa malattia la possibilità di svolgere sedute riabilitative a distanza ed esercizi fisici. Tutti i materiali sono stati ideati e preparati da fisioterapisti e operatori esperti di sclerosi multipla del servizio Riabilitazione AISM Liguria. L'attuale emergenza, spiega Giampaolo Brichetto, direttore sanitario del servizio riabilitazione AISM Liguria, non consente alla maggior parte delle persone con sclerosi multipla l'accesso ad alcuni servizi importanti. Noi abbiamo fornito soluzioni utilizzabili a distanza. L'RSA, Torre della Rocchetta del gruppo GVM Care Research ad Albuzzano, è una sorta di isola felice. Non si registrano positivi Covid. L'agenzia Dire ha chiesto a Gabriella Guarnaschelli, fisioterapista della struttura, quali protocolli riabilitativi sono stati attuati e in genere alcuni consigli per mantenersi in esercizio in età avanzata quando la pandemia impone a tutti di stare a casa. All'interno della nostra residenza per anziani, la nostra RSA, praticamente abbiamo deciso di attuare un piano di sia di riabilitazione che di ginnastica giornaliera per i nostri ospiti. Per cui viene fatto della ginnastica di gruppo giornaliera per tutti gli ospiti ed è una ginnastica di tipo attivo, dove praticamente diciamo che il muscolo è il nostro attore preferito, dove praticamente gli ospiti effettuano tutti gli esercizi in attivo seguendo le indicazioni del fisioterapista. Mentre per gli ospiti che sono allettati, per modo di dire, nel senso persone che non possono muoversi, quindi persone che hanno subito degli interventi oppure hanno delle paresi e di conseguenza non possono fare attività motoria attiva, viene fatta della ginnastica passiva. Passiva dove il fisioterapista muove l'arto, muove la schiena, muove il terapista, perché l'ospite non è in grado assolutamente di compiere nessun movimento. E questa si chiama ginnastica passiva. Anche a questi ospiti viene fatta giornalmente, chi ha più necessità, o altrimenti 2 o 3 volte alla settimana, secondo la necessità dell'ospite. Però a tutti gli ospiti viene effettuata la ginnastica, che sia attiva o che sia passiva. È stata proprio una decisione di equipe della struttura, in quanto noi vogliamo dare ai nostri ospiti una certa qualità di vita, una dignità fino alla fine e quindi cerchiamo di metterli tutti in piedi, in modo che tutti siano contenti. L'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais, che si occupa di educazione motoria e della cura della persona, attraverso la voce di Carlo Mauro Maggiore, insegnante del metodo Feldenkrais di Palermo, racconta all'agenzia di stampa Dire la condizione lavorativa difficile per lui e per i suoi colleghi in questo periodo di emergenza Covid. Con lo stop ai lavori, tutta la didattica individuale è assolutamente annullata. Quella di gruppo è possibile farla in maniera molto, molto limitata da remoto. Quindi ci troviamo in una difficoltà contingente ad avere delle spese lavorative, ma poi anche private, affitti, bollette, che non possono essere sostenuti dagli interventi economici fatti finora. Ma il problema più grande sarà la ripresa dei lavori. Noi ritorneremo presumibilmente a lavorare
in quello che sarà per noi già un periodo morto, senza l'aver fatto un'operazione di risparmio precedentemente, e in più con tutta una serie di restrizioni, distanze, sicurezze da assicurare, che non ci permetteranno di avere le classi, le affluenze che avevamo prima. Quello che ci auspichiamo è che, soprattutto per la ripresa, che per noi non coinciderà con il giorno in cui torneremo al lavoro, ci sarà un'attenzione a questi aspetti, non rimandare a noi la responsabilità di qualcosa che non potremo assolutamente sostenere e contenere. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.